questo posto, perché è veramente lercio. Alla fine, se dovremmo stare qui un mese o due o quel che sarà, sarà meglio tenerlo pulito. Non è come passare lo straccio, ma è un notevole cambiamento. C'è ancora un sacco di lavoro da fare, ci sono da aggiustare delle finestre, da aggiustare la stufa, perché ovviamente è rotta. Però, insomma, non va male. Qui abbiamo il nostro sistema che abbiamo studiato per poter riempire l'acqua. Dobbiamo riempire questa tanica dell'acqua circa 5 volte per poter riempire la nostra vasca all'interno del van, che è circa 113 litri. Abbiamo la nostra tanica da 20 litri connessa tramite un tubo con la Life Straw per purificare l'acqua. Successivamente un imbuto per raccogliere il tutto, visto che il rubinetto è rotto, lo sosteniamo con una bottiglia. Stiamo preparando per ricaricare l'acqua nella nostra tanica. Ok, la nostra tanica è qua sotto la cucina, lungo tutta l'altezza. Vediamo se riusciamo a farla vedere. Qua c'è la bombola del gas. E laggiù in fondo, secondo me, non si vede assolutamente nulla. Eccola lì, la nostra tanica. E quindi abbiamo sfiato dell'aria e pulsantino per la pompa. Con questo ingegnoso sistema io tengo l'imbuto, Marco tiene La garaffa. la garaffa e si riempie in questo modo. Un po' di sani muscoli. Normalmente possiamo collegare anche la canna dell'acqua, eh? Ma qui non c'è l'attacco, quindi niente. Ci arrangeremo. Quando la tua ragazza è troppo occupata per darti una mano, perché sta montando i video, uno si crea il proprio sistema per ricaricare l'acqua da solo, senza bisogno di aiuto. Ecco, questo filo è il sistema ingegnoso che porta alla tanica. Fantastico. Viva l'inventiva che sorge in questi casi. Ah, Marco, come faccio a lavorare sulle foto con te che mi tagli la cipolla di fianco in un van? Cioè, piccolissimo qua l'ambiente. Cioè, ai miei occhi, come fanno a farti niente? Santo cielo. È dura, Ma dai, esagerato, non sta succedendo niente. La gente non capirà, non potrà mai capire cosa voglia dire fare una quarantena in un van finché non proverà a tagliarci una cipolla in uno spazio di 2 metri per 4. È tutto aperto? No? Salsa di soia. Oggi abbiamo cucinato, abbiamo preparato cipolle e carote e le cucineremo nel nostro gas che ci ha fornito la municipalità. Ovvio, ne abbiamo a disposizione solo uno, perciò ce lo faremo bastare.
ci vorrebbe un pezzetto d'aglio. Vabbè. Siamo al settimo giorno di quarantena ed è arrivato il momento di svuotare il bagno. Eroe della patria. Oggi abbiamo un'importantissima missione: scoprire quanti passi sono questo campo da calcio. Siamo sul nostro, sulla nostra, diciamo, non so come si chiami, c'è un'app sopra il telefono di Marco che ti dice quanti sono i passi che hai fatto oggi. Allora, al momento siamo a 4585. Facciamo tutto seguendo la linea senza mai tagliare, vediamo quanti passi sono. No, il palo lo salti. Facci la pole dance. Che sexy. Cosa non ci si inventa per avere qualcosa da fare? Ma cosa non ci si inventa? Non fa freddo oggi, però comunque è cambiato molto il clima nelle ultime due settimane. Adesso si rompe. Potremmo iniziare a fare un po' di esercizio su quei pali, secondo me buttiamo giù tutto. Comincia tu che mi scappa da ridere. 5040 passi ad ora, quindi il totale è di 455. Ok, fantastico. Questo è il nostro campo da calcio, quindi voi immaginatevi quanto dobbiamo fare a girare in tondo come i cavalli per raggiungere i nostri 6000 passi quotidiani. Vedremo di cambiare giro poi, altrimenti ci abituiamo. Oh, io ho sentito di gente che è riuscito a farsi 10000 passi tra il cancello di casa e l'ingresso. In una casa condominiale, quindi... C'erano pure i vicini che lo guardavano strano, diceva. Esatto, quindi a noi va anche bene. Io ti piace di firmi, non ti faccio gli esercizi. Oggi è il momento di Diana di farci vedere gli stiramenti. No. Vediamo un po' se si ripetono come in Cile, con gli scarponi da trekking sul tapirulan. Non lo farò, non finché mi firmi. Ti prenderò la sprovvista. No. Marco, ti vedo. Ogni giorno cerchiamo di camminare un po' attorno al campo da calcio seguendo le linee e quindi è noioso perché è tutto un cerchio, è sempre quello, però un minimo dobbiamo cercare di fare perché altrimenti veramente perdiamo tutto il tono muscolare. Cerchiamo di darci una routine, cerchiamo di imporcelo, e anche se non è facile, spesso manca la voglia, manca proprio il desiderio. Per il resto le giornate trascorrono abbastanza uguali,
Cerchiamo ogni giorno di darci una routine che seguiamo sempre e anche un qualcosa di diverso che invece facciamo solo quel giorno. Tipo ci diciamo, bon, domani per esempio, proviamo ad aggiustare la stufa oppure proviamo con le assi a lavorare sulle finestre in modo che possiamo tapparle. A volte ci diciamo che facciamo magari degli esercizi di ginnastica diversi. Oppure io monto, esporto, faccio video diversi in modo da cercare di avere qualcosa. Cerchiamo anche un po' di variare la cucina, per quanto lavorando e vivendo in un van non è che sia proprio semplice. Tra l'altro ora per la mancanza di luce, visto che il sole ora inizia a tramontare verso le 7, abbiamo il problema che dobbiamo preservare l'energia. E per fare questo spesso dobbiamo sacrificare un po' le nostre attività. Ci sono poi dei giorni che ci danno un'impressione veramente apatica. Avremmo un sacco di cose che dobbiamo fare, potremmo approfittare di questi tempi, però la verità è che spesso manca proprio la voglia. Meno si fa, meno si farebbe, questo è il nostro problema, che spesso non ci sentiamo proprio di fare qualcosa. E quindi l'unica cosa che a volte ci dà l'impressione che il tempo stia passando sono cose piccole, tipo la mia tinta per i capelli, iniziano a tornarmi su i capelli bianchi e a volte mi guardo allo specchio e dico, wow, è già messa così male. E sono le piccole cose che ci danno l'idea del tempo. Poi queste preoccupazioni ci stanno facendo invecchiare in fretta, vediamo le borse vicino alla bocca, agli occhi che si sono approfondite, un po' di ansia, ci hanno tolto un paio d'anni, credo. Infatti non ci fidiamo a spedire niente da qua, non è fattibile. Sì, però sai comunque. Dal punto di vista siete a posto. Sì. Che mi si bagnano i piedi con le scarpe che senza. Quindi, cioè, vabbè, quello è un altro discorso. Perfette, no? Perfette, pulite, senza buchi, senza strappi, le mie sono sfasciate. Sembra che c'hanno 4 anni di differenza, hanno lo stesso periodo invece. Al massimo ti metti i piedi un bel sacchetto di nylon e poi metti Eh le sì. scarpe. Quindi chiunque rientri tramite Lombardia deve contattarla e renderla partecipe del fatto che lei deve attraversare il territorio. Se avete bisogno di un luogo dove quarantenarvi, per esempio, lei vi può aiutare, vi indirizza lei da un hotel, se non potete rimanere a casa vostra perché magari avete le vostre famiglie. E quindi magari, non so, volete quarantenarvi da solo in un altro posto, vi può trovare il posto. Permessi di circolazione, dubbi, leggi, tutto quello che è quello che riguarda il transito in Lombardia, lei vi può dare una mano. Anzi, grazie, è bello comunque sentire il senso di comunità che ci si aiuta. Francesco, cosa dici? Ti può interessare la cosa? In Italia un po' meno, qui in Svizzera per chi non lavora è costretto a casa c'è un ottimo paracadute sociale. In Italia ne stanno discutendo non ancora, ma probabilmente ci sarà qualcosa. In Germania c'è, in Francia c'è, in Argentina evidentemente non ci potrà essere. No, in Argentina c'è sta male chi lavora. Prima o poi, purtroppo, come già sta succedendo in Bolivia, almeno queste sono informazioni che arrivano qua. E quindi la preoccupazione loro e di alcuni amici svizzeri che sono in giro invece con un van come eravamo in giro noi, il motivo per cui vogliono rientrare è perché è anche per questo motivo qui. Come ho detto No, ti prima, dico, non Francesco. so cosa è giusto e cosa è sbagliato, ripeto, Francesco, no? io sono a casa di un giudice penale in questo momento e più o meno la situazione ne parliamo ogni giorno, ancora è tranquilla, ma non si sa per quanto. Famiglia Close, io non vi riprendo la sera perché ci sarebbe veramente scarsa illuminazione per fare video. Noi tanto ci mettiamo giù a letto, ci guardiamo un film, un anime, un telefilm, non è che facciamo chissà cosa, insomma, qui in quarantena. Però vi dico una cosa, se vi fosse piaciuta questa tipologia di video, in realtà noi in passato ne abbiamo già fatti due così. Ve li linko qui in alto.
Sono dei video che mostrano la nostra vita quotidiana in van, in un momento in cui ovviamente non eravamo in quarantena, però insomma è sempre un video della stessa tipologia, quindi la nostra vita in 24 ore, vita da van lifers. A parte questo, io vi invito come al solito a sottoscrivervi al nostro canale e a mettere un bel mi piace al video e a seguirci anche sopra tutti i nostri altri social, cioè Facebook e Instagram. Sempre con il nome di Close to Eternity. Grazie per averci seguito fino alla fine di questo video e ci vediamo al prossimo episodio.